numerosi progetti di ricerca petrolifera assediano il Molise. Due terzi del territorio naturale della costa rischiano di essere compromessi dalle multinazionali. 24 campani sono accusati di ricettazione e associazione a delinquere. Nuova udienza questa mattina nel Palazzo di Giustizia di Viale Elena. La prossima è il 16 maggio. Alla società di servizi SEA ancora un altro anno di contratto con il comune di Campobasso, alla società Lo Sgombero Neve la raccolta differenziata dei rifiuti. Nella prima di ritorno la Gioventù Dauna e l'Iserni allungano il passo sul Vasto Girardi. Nel torneo di promozione 4 sono state le gare rinviate. Buon pomeriggio a tutti. Grande la preoccupazione delle associazioni ambientaliste a causa dell'interesse delle multinazionali petrolifere per l'intero territorio del Molise. Tra vecchie e nuove concessioni il territorio regionale interessato salirebbe al 68%, decretando la fine di ogni possibile sviluppo turistico. Giuseppe Pittà. Pochi lo sanno, ma almeno i due terzi del territorio molisano rientra nell'interesse delle grandi società multinazionali che operano nel campo energetico, soprattutto nel petrolio, e che i tre principali centri della regione, Campobasso, Iserni e Termoli, con le loro case, le piazze, le strade, ricadono addirittura nelle concessioni o nelle istanze di concessione. Anche il mare antistante la regione è sottoposto a richieste per estrazione o ricerca di idrocarburi. A ricordare nel pieno delle preoccupazioni le tante associazioni ambientaliste, con i Movimenti per l'Acqua e la Fondazione Don Milani in primissima fila, che guardano alle azioni di conquista come alle ragioni preminenti di una diminuzione della tutela della salute per moltissimi molisani. Il problema è evidente. Dai dati del Ministero dello Sviluppo Economico si evince che riguardo alla terraferma ben il 28% del territorio molisano è stato già dato in concessione. Oltre a queste concessioni, il Molise è interessato da numerosi altri progetti di ricerca, 5 permessi già accordati, 4 istanze da valutare. Considerando queste aree, la percentuale del territorio molisano sotto interesse sale al 65%, comprendendo i 3 centri urbani principali della regione. Le attività in mare attraverso 4 procedimenti interessano 180.000 ettari di superficie, con 4 piattaforme già installate relative al progetto Rospo Mare, per il quale il Ministero dell'Ambiente ha emanato un parere positivo per lo scavo di nuovi pozzi. In effetti la conversione in legge del decreto Sblocca Italia mortifica il Molise, interessato in modo immenso da una vera e propria deriva petrolifera, con pozzi disseminati ovunque tra oliveti e vigneti e nelle aree interne della regione, zone ad elevatissimo valore naturalistico e paesaggistico. Si chiede a questo punto che la regione Molise faccia come altre regioni, si schieri contro trivelle e trivellazioni e ricorra contro la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre, depositando ricorso entro i 60 giorni dalla sua pubblicazione. Proprio il ritrovamento di alcuni giorni fa sulla spiaggia di Termoli di un barile di solvente tossico usato nelle estrazioni petrolifere riassume la drammatica situazione nella quale si trova il Molise. Per questo Comitato Acqua Bene Comune, RAP, Fondazione Lorenzo Milani e Osservatorio Molisano sulla Legalità chiedono al Consiglio regionale di sollecitare la Giunta ad impugnare il cosiddetto Sblocca Italia, dando finalmente ascolto a tutte le iniziative che i cittadini hanno organizzato per fermare le trivelle in terra e in mare. Passiamo alla cronaca, ancora una storia di maltrattamenti in famiglia. Nei guai un cinquantenne di Iserni, allontanato dalla casa e da tutti i luoghi frequentati dalla consorte. Monica Surace. È stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un cinquantenne di Iserni denunciato per maltrattamenti in famiglia. A disporlo, su richiesta della Procura della Repubblica, Pentra è stato il giudice per le indagini preliminari del locale tribunale. La decisione è giunta dopo i fatti accaduti qualche giorno fa, quando in piena notte la polizia della questura di Iserni è giunta nell'abitazione dei coniugi, proprio mentre si stava consumando l'ennesimo episodio di violenza familiare. La
quarantenne, spaventata ed in palese stato di agitazione psicofisica, ha implorato l'aiuto degli operatori di polizia, temendo fortemente per la propria vita, avendo ricevuto per l'ennesima volta minacce di morte dal marito. Considerata la concitazione del momento e soprattutto la necessità di ulteriori accertamenti su quanto riferito dalla donna, gli agenti hanno così accompagnato la vittima presso un domicilio sconosciuto all'indagato, avviando un'accurata indagine che ha confermato quanto riferito dalla quarantenne e che ha fatto emergere ulteriori particolari aggravanti la posizione dell'Isernino. Una lunga storia di vessazioni e violenze fisiche e psichiche consumatisi all'interno delle mura domestiche che hanno portato quindi all'allontanamento del cinquantenne dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nuova udienza questa mattina dinanzi il collegio penale del Tribunale di Campobasso, in discussione il procedimento che vede imputate 24 persone, quasi tutti residenti nell'area del Napoletano, nei guai per ricettazione ed associazione a delinquere a seguito delle indagini condotte dal GICO della Finanza e dai carabinieri di Campobasso e Isernia. Secondo le ricostruzioni, i 24 avrebbero posto in essere le truffe ed ostacolato la verifica della provenienza del denaro prestando quest'ultimo e rincassandolo attraverso il cambio di vari titoli. Tra i difensori l'avvocato Stefano Sabatini. Si tornerà in aula il prossimo 16 maggio. E gli agenti della forestale di Casa Calenda hanno sorpreso due bracconieri all'interno dell'oasi di protezione dell'invaso del Liscione, colpevoli di effettuare la caccia al cinghiale in zona vietata e con l'utilizzo di mezzi non consentiti. I bracconieri avevano sistemato lacci in acciaio collocati su supporti in legno lungo uno dei passaggi preferiti dai selvatici. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Cala il costo dei carburanti, una condizione che garantisce un risparmio anche di oltre 200 euro. Restano invece inalterati i prezzi dei prodotti derivati del petrolio. Con il calo dei costi dei carburanti i cittadini potrebbero risparmiare anche oltre 200 euro l'anno, meno 46% il costo al barile, passato quindi dai 103 ai 55 dollari. Inalterate invece restano le spese per i prodotti derivati dal petrolio e quelle del trasporto su gomma, che inevitabilmente influiscono nella determinazione dei prezzi dei beni che sono stati trasportati, come plastiche, detergenti per la pulizia della casa, prodotti per la cura della persona ottenuti appunto dalla raffinazione del greggio. Dunque, a parte i costi di diesel e benzina, alcun altro ribasso. Nel dettaglio, sul fronte risparmio ed in base ai dati Istat, resteranno in tasca 87 euro annui sul versante del minor costo della materia prima utilizzata e 115 euro annui su quello del costo trasporto merci. 202 euro in più alle famiglie che, a causa della crisi in corso, nella maggior parte dei casi vivono una difficile situazione di potere d'acquisto. Natale e Befana Mari per 150 tra autisti e dipendenti della ditta di trasporto pubblico Sati. Il sindacato Faila Cisal denuncia il mancato accreditamento in busta paga degli stipendi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2014, oltre che della tredicesima mensilità. Una situazione che rischia di essere esplosiva tra i lavoratori nel caso in cui la società Sati, con sede a Campobasso, non ottemperi al più presto al pagamento delle spettanze al personale. Mentre risulta ancora lunga l'attesa per la raccolta differenziata rifiuti nella città di Campobasso, il Comune rinnova un altro anno il contratto alla SEA per la gestione del servizio di raccolta rifiuti e sgombero della neve. Nonostante i proclami e le promesse, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a Campobasso non sarà completa e disponibile a breve, ma ci vorrà di certo più di un anno. Non sono partite infatti ad oggi le procedure di gara per l'acquisizione del necessario per affidare il servizio. Resta dunque solo la differenziata svolta dagli esercizi commerciali. Intanto qualcosa comunque accade riguardo alla questione raccolta rifiuti. Il Comune infatti rinnova il contratto con la società in house SEA SPA,
che così per un altro anno è abilitato ufficialmente a procedere nel servizio della nettezza urbana e dello sgombero neve. Questo naturalmente in attesa di una riorganizzazione complessiva e sicuramente necessaria. La SEA percepirà appunto per un contratto per tutto il 2015 una somma pari a 6 milioni e pochi spiccioli meno di 712 mila euro, alla quale si andrà ad aggiungere per legge l'adeguamento risultante dagli indici dell'Istat. Sono soldi pagati dai cittadini attraverso la Tari. La SEA percepirà ancora oltre 510 mila euro per lo sgombero della neve, beneficiando dunque di un buon aumento, visto e considerato che nell'anno passato ha percepito soltanto 400 mila euro. Intanto, in verità, si sono nel tempo smorzate le polemiche circa alcune criticità rilevate sia nella raccolta dei rifiuti che nello sgombero neve, anche se in questi giorni restano visibili, soprattutto nelle adiacenze dei cassonetti, i segni sì della mancanza di pulizia da parte degli addetti, ma anche e soprattutto della diseducazione dei cittadini, che hanno depositato ovunque senza ritegno le buste di plastica dei loro rifiuti. Una situazione non bella che mortifica il decoro della città nel mix micidiale di neve sporca e spazzatura. Presto potrebbero prendere i lavori di sistemazione di due arterie stradali in provincia di Campobasso. La prima riguarda il collegamento viario tra Civita Campomarano e la vicina Castelmauro. La seconda quella che dall'abitato di Civita Campomarano raggiunge la Fondovalle Biferno e conosciuta come Colle d'Ambra. L'ente Regione ha disposto finanziamenti per un totale di 4 milioni di euro. Entrambe le arterie da tempo sono compromesse da dissesti franosi. La Regione Molise punta a nuovi scambi commerciali e turistici con i paesi esteri, si guarda al mercato imprenditoriale dei vicini Balcani. Per l'assessore regionale Massimiliano Scarabeo è importante pure la valorizzazione dei borghi antichi del territorio. Voi come Regione Molise ovviamente sostenete questo tipo di rapporto e anche le iniziative che faranno le ambasciate? Ma guarda, noi stiamo lavorando a 360 gradi, stiamo lavorando sul marketing territoriale in maniera fortemente determinata, valorizzando appunto i nostri borghi, quindi dando il nostro apporto, il nostro accompagnamento a quelle che sono le amministrazioni locali, a quelle che sono le prologo, le associazioni, che in qualche modo vogliono valorizzare quelle che sono le tradizioni, quelle che possono essere insomma appunto le tradizioni non solamente enogastronomiche ma anche culturali. Dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista dello sviluppo economico, abbiamo messo su delle iniziative importanti come il distretto produttivo, un distretto produttivo che è riconosciuto quanto tale non solo ed esclusivamente a livello regionale ma anche interregionale e internazionale. Devo dire che qualche settimana fa io sono stato nella regione istriana, quella litorale croata, insomma quella che ci appartiene un attimino un po' più da vicino, a Opatia e a Rijeka, quindi ad Abbazia e a Fiume, e lì abbiamo messo in campo una serie di iniziative appunto di scambio non solamente culturale ma anche imprenditoriale. Mi auguro che a breve tutta una serie di iniziative appunto di relazioni non solo di carattere culturale o di carattere sociale vadano a buon fine. Noi siamo qui per valorizzare appunto quella che è una tradizione, per valorizzare appunto quello che è un rapporto di vecchia data, quelle che sono le origini di un popolo che è molto simile a quello nostro e che non può fare altro che andare a braccetto all'interno della comunità europea. Nel pomeriggio in via Berta di Isernia è stato convocato il Consiglio Provinciale dal Presidente Luigi Brasiello. L'Assemblea dovrà discutere l'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Check-up oculari, la campagna di prevenzione sanitaria approda da oggi in provincia di Campobasso fino al giorno 27. La campagna per la prevenzione delle patologie degli occhi, dopo aver toccato la provincia di Isernia nelle settimane scorse, approda da oggi in quella di Campobasso alla ripresa delle attività didattiche in aula. Saranno diverse centinaia di alunni delle scuole materne ed elementari di Campo di Pietra, Toro, San Giuliano di Puglia e del capoluogo ad essere interessati dal progetto curato dall'Unione Italiana Ciechi, una iniziativa confermata per l'anno scolastico in corso e che nel 2014 ha superato 50 province in tutta la penisola.
La finalità dei controlli oculari da parte di personale medico specializzato è quella di individuare in età scolare eventuali patologie come l'occhio pigro e compromettere con il trascorrere degli anni il normale sviluppo dell'apparato visivo. Nell'epoca attuale l'esposizione per troppe ore al giorno ai cellulari, computer e televisori non aiuta di certo a salvaguardare gli occhi, tutt'altro. La campagna di prevenzione sanitaria è rivolta ai bambini dai 3 agli 11 anni, terminerà martedì 27 di questo mese. È scomparso a Genova Nicola Perrazzelli, nato a Guardiafera, si laurea in giurisprudenza ed entra in magistratura nel 1947, lega il suo nome a processi clamorosi, diventa il difensore civico della regione Liguria e ricopre prestigiose cariche. Avvocato generale della Repubblica, Nicola Perrazzelli torna a Guardiafera nel 1967, dove si inventa il premio giornalistico nazionale Iovine e il realismo. L'amministrazione civica di Guardialfiera l'11 novembre 1990 lo aveva proclamato cittadino benemerito. Riscoprire e tramandare l'antico dialetto croato, un obiettivo al quale tengono le istituzioni di San Felice Montemitro e Acquaviva Colle Croce, lo ha ribadito ai nostri microfoni il primo cittadino di San Felice del Molise, Corrado Zara, in occasione dell'ultimo giorno della Natività. È una manifestazione che coinvolge l'intera comunità di San Felice, possiamo dire l'orgoglio della comunità di San Felice, perché permette di rievocare quelle che sono le nostre origini, le nostre tradizioni, ripartendo dalla nostra lingua. Stiamo cercando in questi anni di rivalutarla e cercare di trasmetterla ai nostri giovani. L'ambasciata è molto orgogliosa di tutte le iniziative, ringraziamo anche al sindaco Corrado Zara che ci ha invitato qui e seguiamo sempre dunque tutte le iniziative e tutti i progetti che sono molto importanti dunque proprio per ritrovare le radici, che è anche una cosa che nelle tutte le culture si sta proprio dunque la rivalutazione delle nostre radici, delle nostre culture. Noi cerchiamo anche sempre di fare iniziative che proprio appunto rivalutano il valore di avere nostra minoranza qua in Italia. Ecco, siamo anche arrivati a parlare qua delle iniziative future che adesso prossimamente pensiamo di organizzare, un convegno proprio sulla lingua, questa che c'è qua particolare Nana c'è ancora, poi anche una presentazione dei vini croati e poi anche un concerto di clappa, un canto protetto dell'UNESCO croato. Ecco, speriamo che avremo il piacere di comunicarvi questo e che sarete anche di seguire. Chiaramente noi siamo ben felici di accogliere tutte queste iniziative che svilupperemo insieme con l'ambasciata, insieme a tutte le altre attività che come tre comuni di minoranza linguistica stiamo portando avanti. È in edicola il mensile La Fonte, in questo numero di gennaio criminalità e politica, ma anche cultura e migrazione, filastrocche per bambini. Aprirà domattina ufficialmente a Campobasso la mostra d'arte contemporanea di Maria Elena Francalancia nei locali di Palazzo Magno in via Roma. La giovane artista di Toro espone una personale di tele. Recupero delle tradizioni musicali in vernacolo, il gruppo New Harlem porta sul palco il repertorio dialettale del capoluogo, i brani scritti da numerosi artisti. Vito Battista, canzoni popolari, canzoni che parlano del Molise. Questo è il nostro repertorio della nostra città, per cui invitare i nostri concittadini era bello offrirgli quelle canzoni che pochi altri stanno così riportando in vita e quasi vengono dimenticate. Da allora è un qualche cosa a cui noi teniamo molto, infatti i nostri lavori cercano sempre di fare una
un recupero di quello che è la nostra cultura, di non abbandonare quello che è stato fatto da persone molto molto capaci negli anni, e quindi cerchiamo di riproporre queste cose e speriamo in futuro di poter fare anche il nostro progetto sempre di riscoperta di un artista importantissimo che abbiamo così nel cuore, speriamo di poterlo realizzare a breve. Ecco, ma Armagno che ruolo ha avuto nella composizione di questi brani? Armagno, soprattutto Tonino Armagno, scomparso di Armagno, per noi è stato un pochettino una guida spirituale. Era sempre presente con molta molta così sensibilità, mai invadente, ma ci correggeva anche nel piccolo termine, nella pronuncia del dialetto che viene abbandonato purtroppo nel tempo, per cui ci era veramente di conforto, di aiuto, e poi soprattutto ci ha fornito questo materiale magnifico che sono le sue canzoni insieme a tanti di tanti altri autori del suo tempo, quindi ci ha fornito il materiale per poter realizzare questi spettacoli che abbiamo portato in giro nel mondo con veramente tanta tanta soddisfazione. La pace da mi distassi di ciande, quando iva fresca e mi pare non sciore, ma ti aspettavo d'amore questo cuore, reda la fratta addosso, farmi la panna, chi non sa che tu partiste moscia, ma invece si tornava e cricca. E lasciamo le note dei New Harlem. Pierluigi Lepore presenterà a Larino venerdì pomeriggio il volume La destra sul cuore, da Almirante fino agli eventi che hanno legato Fini a Berlusconi, ma non mancheranno riferimenti a politici della destra molisana degli ultimi 40 anni. Ed adesso spazio alle previsioni del tempo. Sensibile miglioramento del quadro climatico oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra 1 grado la minima a Campobasso e 10 la massima a Termoli. Ventilazione meridionale, poco mosso il medio adriatico, dalla sera cielo prevalentemente stellato sulla regione. Domattina ancora soleggiato, valori atmosferici in ulteriore aumento, venti deboli variabili. Iniziamo dal calcio, la nostra pagina sportiva. Nel torneo di eccellenza, Dauna e Isernia allungano sul vasto Girardi, sconfitto di misura a Montaquila. In promozione si confermano il Pietramonte e Corvino e il Macchia di Isernia. 4 le partite rinviate a mercoledì 14, ma vediamo i risultati e le classifiche della prima giornata del girone di ritorno. Compressorio Vairano Fornelli 2-2, Gioventù Dauna Roccaravindola 1-0, stesso risultato tra Montaquila e Vasto Girardi. Olimpia Riccia Venafro 2-4, Roseto Isernia 0-1, 1-1 tra Sant'Eliana Cliternina e Sesto Campano Gamba Tesa. Sporting Matese Casalnuovo Monterotaro 3-0. Per una classifica generale, 42 punti la Gioventù Dauna, 41 l'Isernia, 32 il Vasto Girardi, 29 Sesto Campano, 28 Roccaravindola, 26 Venafro, 25 il Comprensorio Vairano e lo Sporting Matese, a 23 il Gambatesa, a 21 l'Olimpia Riccia, 18 punti il Montaquila, 13 il Fornelli, 12 Casalnuovo, 10 la coppia Sant'Eliana e Cliternina, chiude sempre il Roseto a quota 5 punti. Scendiamo di una categoria, passiamo alla promozione. Come detto, 4 le partite rinviate, si è giocato solo tra Macchia di Isernia Frentania 5-0, Petacciato Torre Magliano 0-1, Pietramonte Corvino Alife 2-1 e Real Prata Montenero 3-3.
Per una classifica parziale, Pietramonte Corvino 33, Macchia di Sernia 31, Campo di Pietra 30, Spinete Montenero 28, Alife 27, Real San Martino e Petacciato 23 punti, a 19 Real Prata, 18 Torre Magliano, 17 Vinchiaturo e Quercus Cerce Maggiore, a 16 il Castel Mauro, 15 Frentani, a 12 Hermes Toro, 6 punti chiude il Ripa di Mosani. Passiamo al nuoto. Domenica 11 nella piscina di Venafro si disputerà la seconda prova del Grand Prix Sprint per le categorie giovanili. Domenica 25 invece a Viterbo nel Lazio gli atleti della società molisana H2O saranno impegnati nel Master Larus. Ed è questa l'ultima nostra informazione, grazie e arrivederci a questa sera.